Thank you.
Ah, ciao a tutti, mi sentite? Niente, sono un coglione? Sì. Ciao Kirito, the best in the world. Ciao Blade, ciao Crono, ciao Two-Face. Ciao Liduccio, non so se mi hai sentito, però ciao lo stesso. Seguite Kirito, seguite Two-Face, seguite Blade Gianni, seguite Liduccio. Seguitevi tutti, raga. Dicevo, ieri sono stato in Dork, Kirito, perché ieri c'è stata la notte 1 di Pantheum. Ragazzi, notte 1 di Pantheum è stata qualcosa di clamoroso. Vabbè, ho perso la cintura, cose che accadono nel wrestling, ognuno. E l'ha vinta Zio Khan, un applauso Zio Khan, se ti voglio bene, anche se in RP ci siamo presi a parole. Poi sì, purtroppo sì, quando ho scritto, diciamo, l'ho fatto in chiusura perché, raga, ho fatto pure l'intervista ieri, madonna mia che ansia avevo. Poi abbiamo fatto i quiz, poi c'è stata, ho fatto i meme come sempre, quindi raga, niente, notte 1 è stato un successone, 80 spettatori in live, raga, 80, notte 1, notte 2 secondo me, posso dirlo, secondo me notte 2 tocchiamo i 120, perché notte 2 c'è qualcosa di più clamoroso in palio, dato che lui ha vinto contro Sisto, quindi notte 2 sarà goloso, raga, specialmente in main event. Lins, The Boss versus AK, Roman Reigns contro Cody Rhodes. Ma poi potrebbe essere più un CM Punk contro Drew McIntyre, però. Ah, mi sono recuperato un po' di cose di SummerSlam, ragazzi. È tornato. Mio padre è tornato, lo ha fatto per me. The Tribal Chief. Madonna, quanto mi sono gasato, ho urlato malissimo. Ho urlato malissimo. Se lo meta quel cazzone di Solo Sikoa, porca puttana. Se lo merita, porca puttana. Se andate a rompere il cazzo a Paul Heyman, hai rotto il cazzo a Jimmy. A Jimmy Uso, hai rotto il dato del fallito perché ha perso. E mo te le becchi, brutto coglione. Brutto coglione, te le meriti. Biscottate con la Nutella, se no non sarebbe una zarcolazione.
Allora, guys, tralasciando che posso dire, mi dispiace. Allora, ragazzi, c'è un meme che è nato a Colosseo. Io sono diventato King Champion la settimana in cui Sami Zayn ha vinto l'Intercontinental Champion. Ho perso la cintura la sera che l'ha persa Sami Zayn. Quindi Sami, siamo fratelli, abbracciami. Abbiamo vinto insieme, l'abbiamo perso insieme. Poi vabbè, ha vinto. Vabbè, Bron Breakker però se la meritava. Logan Paul, cioè raga, ok, Logan, 8 mesi, qualche uovo, però, 3-3, è stato un po' scialbo. Coincidenza, io non credo, esatto. Ha vinto, poi ha vinto Gunther. E mi sa che i Judgment Day si sciolgono. Ho questo presentimento. Perché Finn Balor ha interrotto Damien Priest. Quindi occhio. Occhio Finn Balor. E Dominic Mysterio se n'è andata con Liv Morgan, tradendo Rhea Ripley. Quindi Rhea, se vuoi ti consolo io. Quindi occhio anche a Jey Uso, perché quello che cioè quello che pensavo io è Jey Uso e Shu, ma perché la chiamo Shu? Ah sì, perché sono uguali in RP, perché c'è questa un'amica mia in RP che è uguale a Rhea Ripley, cioè come personaggio, quindi la chiamo sempre così. Quindi Rhea e Jey contro Liv e Dominic ci potrebbe stare. Poi vabbè, chi altro ha vinto? Ah, CM Punk, vabbè, l'ha preso nel culo. E basta. Niente. È stato un bel SummerSlam, devo dire. Ho recuperato stamattina perché sennò, ragazzi, vedevo SummerSlam, mi addormentavo alle 4 e non facevo la live stamattina, quindi. Allora, che cosa è successo qua? Allora, noi cosa c'è? Facciamo un piccolo riassunto. C'è questo canale di mezzanotte. Qualsiasi persona vede sto canale ed entra, quando c'è la pioggia dopo la nebbia muore, perché le ombre ti uccidono. Quindi abbiamo delle persone, no? Ci sono questi ragazzi, Ryu, Yosuke, Hiye, Yukiko, che hanno avuto la loro persona, no? E quindi in poche parole devono capire chi è la gente, chi è questo pazzo che butta la gente dentro il canale di mezzanotte per ucciderli, perché regà, sono morte due persone, è morta una presentatrice ed è morta la nostra compagna di classe, quindi voglio dire, si opera. E ieri diciamo che abbiamo affrontato un boss bello tosto. A me serve la diligenza. Sì, diciamo che è un bel casino. Va bene, Blade. Aspetta, vediamo se si è sbloccato. Ah, raga, ma nessuno si. Madonna. Ah, dopo che si sblocca sta cosa, raga, mi raccomando, seguite tutti quanti Two-Face. Two-Face è fortissimo a Tekken. Io metto la cosa di OTC, sei Original Tribal Chief, la maglietta di roba. Un amico mio scrive Ogbon Naturam Cancelo. Esatto, proprio quella. Voleva
dare un tributo a loro tre, Roman. Mio fratello Two Face, pazzo. Ah, comunque Two Face, grazie di 100 bit. Scusami se non ti ho ringraziato. Ah, Two Face è forte. Quando... Ehi, pronto, sono io, chi è? Hai tempo di entrare in TV oggi? Ora che io clicco con noi potrebbe essere una buona idea per l'esperienza in quel posto. Chiamaci, si può andare. Ah, vedi, qua c'è un riassunto. Allora, tale micidi, vedi. Vedi qua fanno dei Power Ranger, guardi, non sto scherzando, ci sono i Power Ranger. Super Sentai. Boh, raga, fare le live la mattina secondo me è bellissimo. Potrei fare tipo, che ne so, in settimana il pomeriggio, il weekend facciamo la mattina, non lo so. Aspetta. Qua devo comprare un paio di cose. Quanto c'ho io? Come si può fare, raga? Cioè, non è male proprio. Oh, Maria. Però aspetta, Maria. Allora, per colazione oggi sempre le fette biscottate con la Nutella. Signore e signori, mi raccomando. Mi raccomando. Ma raccomando. Seguite Sora Nighty. Lo dovete seguire anche sotto casa, lo dovete seguire. Allora, Maria, aspetta un secondo, chiedo io a capire.
Io vorrei entrare, però guagno boh. Dove cazzo si compravano le cose? Ciao Chris, buongiorno, buongiorno, buongiorno. A posto. Ora io vorrei parlare con Marie, perché lo so andare a farmare, però dobbiamo parlare con Marie. Lascia parlare con Marie. Oh, sei qui. Ti stavo aspettando, e perché non mi porti da qualche parte? Non conosco la zona. Mo sì. Vabbè, ma questo è l'inizio, poi ti fai i soldi assai. Olio extravertice d'ogiva. Fette biscottate con Nutella. Ma non capisco, cioè, che cazzo di risposte devo dare? Uè, ciao, AK. Eccolo. Colui che sfiderà da boss stasera. Stavo parlando di te.
Sì, perché stavamo parlando della notte 1 di Pantheon, stavamo parlando di SummerSlam, ma ho detto alla sera notte 2 ci sarà il main event dei main event, a capo contro l'Ince. No, no, sì, ho già parlato. Ho già parlato. Sei arrivato nel momento giusto. No, ho già detto tutto ciò che dovevo dire. Anzi, sul gruppo community, non, io ti direi di non aprirlo. Ti direi di non aprire il gruppo community, perché abbiamo iniziato a parlare con gli spoiler, se tipo quelle cose che non fanno vedere i messaggi, poi è tutta puttana. Vabbè, ma Instagram aprilo perché ti ho taggato nel meme. Bravo, vai a mettere mi piace ai meme che ho fatto, eh. Va bene, va bene. Rango 2 con Mare. Mi lascia schiamare. Welcome. Ma mo facciamo i traduttori adesso. Ah, vedi, sta traducendo i vecchi promo di Drokshan, dove parlava in dialetto barese, in giapponese. Ai ton ton. Sì. Ma 1500 yen, schifo di fan. Buongiorno Yukiko. Mi spiace, però devo andare a fare una gita di famiglia. Cioè, dai, perché già non sto mai con mio zio e la bambina. Modo merduca. Senti, un po' tosta. Un po' tosta. Perché mi ha fatto il culo la prima volta. La seconda volta, diciamo che sì. Vabbè, raga, pure con Kamoshida la prima volta. Sì, perché Saetta mi ha fatto cantare l'inno del mio la prima volta quando c'avevo 250 punti. Beh, devo aggiornare la tazza. Secondo te?
Secondo te. Devo aggiornare la tazza, la devo prendere quella con le due stelle. Allora, torno subito, che lascio il piatto e metto il piatto e tazza nella lavastoviglie e continuiamo a giocare. No, ma pure se fosse non ho la birra. E di certo non la berrei adesso perché sennò vado a sbrattare l'anima di Cristo. E mo' ho finito. Vabbè, dai. Dopo verrò l'acqua. Cioè, dopo ti faccio. Eh no, non ce l'ho nell'acqua. Mo' se bevo l'acqua sul latte, poi. Dopo la bevo, giuro. Allora, mo' c'è Merduca. Non fate che chiacchierare della Golden Week. Ma ricordate che prima di tutto siete degli studenti. Vostro dovere studiare, eh? Merduca di Nutramon. Mato, io ti giuro, Merduca, gli vuoi tirare un cazzotto in faccia e aggiustargli tutti i denti. Una statua, statua, immagino averla. Ma lo bruciavo la macchina. La statua d'angelo, ma c'è da avere. Non lo so, sì, penso che se devo fare qualcosa oggi è portarmi almeno Yukiko al grado 2. Ma quanti cazzo di persone vogliono il mio aiuto?
Uè, Lady Joe, benvenuto nel club, prego, abbiamo ampio spazio dove sedersi. Lady Joe. Ah, non possiamo ancora parlare con Yukiko. È Mungoka, mamma. Niente. Ah, raga, devo fare una cosa. Che l'altra volta l'ho fatta, l'ho fatta ieri, la faccio anche oggi. Appena. Prego, prego. Time. Vabbè, ok. Fammelo mettere fissato. Ok, non dovrebbe avere il tempo. No, ce l'ha il tempo. Ma io l'ho messo senza tempo. Perché me lo dai col tempo? Boh, raga, io l'ho messo senza tempo. Bene, bene. Ah, comunque concordiamo tutti che Merduka è da uccidere. Di botte. Anche Tifa lo vorrebbe fare. Quindi siamo tutti d'accordo che Merduka prenderebbe le botte. Facciamo tipo un triple threat. Merduka, Kamoshida e Madara. Vabbè, visto che non possiamo parlare con Yukiko, andiamo a studiare con chi è? Chi è? Boh, non lo so. La conosci tu? A studiare. Ah, allora è così che si fa. Prima questo passaggio, poi quest'altro. Ed è fatta, giusto? Ho capito tutto. Grazie per avermi aiutato, Ryukun. Che bella chi è, raga. È duro. È entrata nel mio cuore subito. An Inaba Credit Union ATM to the north of town was destroyed today by an earth mover. And all the vehicle, which was abandoned at the scene, had been reported stolen by a local contractor. Since the culprit was able to act quickly before. Dad. No, non dimmi che mo' ho boicottato le vacanze. Those days off. Malone. Sorry, but I'm gonna be late tonight. Make sure you lock up before you go to sleep. And about that time off on the fourth. And, well, that case he's handling. Sorry to spring this on you. Would you mind coming? Alright then. Raga, quando fai il detective è così. Purtroppo.
Quando fai il poliziotto è così, raga. Quindi purtroppo. Raga, non mi fa andare a consolare, quindi boh, devo per forza tornare. Vabbè, di studiare ho studiato oggi. Mo' preparo le buste e sti cazzi. Bisogna vedere come sta adesso la... Ah, ecco. Oh. Huh? Oh, cool. Hey, if you're free today, wanna go somewhere? You can... How about you, Nanako-chan? Wanna come? Dai, peccato. Cioè, già il padre gli ha tirato il bidone. Deve stare sempre a guardare la televisione a casa. Zio Pera. Almeno na, cioè, Nanako fa qualcosa. Why don't you bring poor Nanako-chan to a place like this on... Where else? I love Junas. Nanako-chan. But we're supposed to go on a real... We're going to make... Wow, you... So you're the family cook? Pretty impressive, big bro. Big bro. Big bro. Whoa, you can cook? Well, you do seem to be great with your hands. Never mind. Vabbè, Yosuke è un po' meno vicino alla bambina. Che cazzo? I'm a pretty good cook too, you know. Probably. If you'd asked, I would have whipped up some box lunches. Non lo so, questo coglione qua. No, raga, io penso che Yosuke sia il personaggio più scemo che ho visto in questo. Supera anche Ryuji. Inutile. My, does the lady protest too much? And hey, I never said I cooked, but I have this weird feeling, like... I can understand. What the... No, raga, Ryuji, ok che è stupido, però Ryuji ogni tanto le dice le cose serie. Ma Yosuke, porca puttana, è una cazzata ogni 3 secondi. Here, Nanako-chan can be our judge. I bet we'll make something that ranks up there with your mom's cooking, Nanako. I don't have a mom. She died in an accident. Ah! No! Hey, Yosuke. Vabbè, raga, però stavolta non è colpa sua, non lo sapeva, non lo sapeva, cioè, dai, onesto. Cioè, stavolta non è colpa di Yosuke, cioè, adesso, giustamente, se una persona non sa che uno ha un genitore morto, che cazzo gli fai? Dice, ciao, scusa, perché sei... Hai una mamma, un padre che sono morti? No, giusto per sapere. Ci sta, eh? I don't have a... And now I have a brother, too. And I'm having a lot of fun today. I... Yeah. Come on, Nanako-chan. Jesus. Yeah. She makes me feel like I'm the... That's it. I'm gonna go get... Vabbè, tutti che se ne vanno, io rimango assoluto. Assù. Oh, attenzione! L'arcano di Nanako sbloccato.
Giustizia. Giustizia. Ma Naneko, io spero che tua madre non sia morta come la madre di Futaba. Porca puttana, Futaba ha vissuto il master trauma della situazione, che l'ha visto morire davanti a lei. Porca puttana. Ok. Divertita, dai, ci sta. Ho capito il coraggio, però mi sembra un po' troppo coraggiosa. Mamma mia, sto cafisso, il più forte del mondo. Bene, sto cafisso, tu come stai? No, ma goditi, sta facendo Crash Bandicoot. No, tu sei un umat. No ragazzi, goditi, sta facendo Crash Bandicoot. Goditi, sta facendo Crash Bandicoot. Un applauso per il suo coraggio. Mamma mia, cioè devi avere due coglioni così per giocare Crash Bandicoot. Ah mio, io sono ovunque di sulla porta, do il mio amore a pezzettini di stocco. Che bombone perchiato. Allora, che cosa devo fare io? Devo rispondere? Ah, oggi c'è la malattia di Narpo Yuri. Let's go, Ski. Let's go, Ski.
Quindi oggi è Raid a Narpoglioli, allora. Let's go, ski. Non lo finirò mai, Sora, sono un bidone di merda. Tu sei più forte di me. Già per platinare Crash vuol dire che sei più forte di me. La sveglia delle 10.